Ciao, l'argomento di questo video è l'attacco del suono. Per attacco del suono intendo il momento preciso nel quale le corde vocali iniziano a vibrare generando il suono della nostra voce. È un argomento particolare che va, secondo me, sviluppato in maniera approfondita per evitare problemi di canto futuri. Facciamo un piccolo esercizio, è quasi un gioco. Dunque, se io inspiro in maniera diaframmatica, ormai do per scontato che questo argomento sia stato assimilato. Quindi avrò i polmoni pieni d'aria, avrò il mio diaframma abbassato, appiattito, e avrò la dilatazione dell'addome. Se la contrazione muscolare inizia a, diciamo, far rientrare, parlo dell'addome, a far rientrare tutte le viscere, tutte, diciamo, i nostri organi al proprio posto, questi organi cosa fanno? Spingono sul diaframma, quindi loro sono sotto, lo spingono verso l'alto, il diaframma schiaccerà i polmoni e l'aria uscirà, e questo l'abbiamo già visto nella lezione precedente. Allora, io faccio esattamente questo tipo di meccanismo, di gioco, ma chiudo le corde vocali, cioè tengo chiuse le corde vocali. In pratica faccio questa cosa qui. Allora, inspiro. Cioè provo, come se volessi cantare, volessi generare un suono, ma chiudo le corde vocali. Ok? Allora, lascia stare il suono che produco, che non è particolarmente bello, però per farti l'idea, per farti capire che in qualche modo io le chiudo nel momento in cui il suono sta per partire. Ora, in questa condizione, cioè con l'addome, con la contrazione muscolare dell'addome e delle fasce muscolari collegate e la chiusura delle corde vocali, di fatto io cosa faccio? Comprimo l'aria che sta all'interno dei miei polmoni, cioè questa parte spinge, quindi il diaframma sale, ma le corde vocali non lasciano uscire l'aria. Quindi aumentando la spinta aumento la pressione, ok? In questo modo io in qualche, diciamo, come sensazione del corpo riesco a capire che cosa vuol dire attaccare il suono nella maniera corretta, perché la cosa fondamentale è che il suono parte dopo l'aria che, passando per le corde vocali, le mette in vibrazione, non prima. Non parte il suono e poi arriva la spinta dell'aria, ma è proprio la spinta dell'aria che farà partire il suono, e questo è un aspetto molto importante nel generare dei suoni. Ora, se io da quel giochetto, cioè da questo che ti ho fatto sentire prima, ad un certo punto, quindi sono bloccato, questo spinge, questo è chiuso, libero le corde vocali, le lascio libere di vibrare, il suono che otterrò sarà estremamente potente. Magari non sarà un suono particolarmente bello, potrebbe uscire un urlo strano, una cosa abbastanza animalesca, ma non è questo lo scopo è proprio capire l'attacco del suono. Provo a farlo. Allora, fuori l'aria. Ah! Non era neanche così male. Provo a rifarlo. Ah! Questo era parecchio forte, almeno non so se questo il microfono lo ha captato così forte, però nella mia stanza è risultato molto forte. Proviamo a farlo insieme. Quindi, fuori l'aria. Ah! E lasciamo andare. Allora, probabilmente può capitare che il suono che ti uscirà dopo questa compressione, dopo questa chiusura, sia un pochino timido. Perché? Perché in qualche modo c'è una sorta di imbarazzo nel produrre un suono, più che altro nel non sapere come sarà il suono che tu riuscirai a produrre. Non ti preoccupare, niente di così grave. La cosa fondamentale è che tu riesca a percepire questa contrazione muscolare, e che questa contrazione muscolare faccia effettivamente partire il suono, cioè il famoso attacco del suono, quello che ho detto all'inizio. Se lo facciamo su una nota, la, ok, il suono uscirà molto forte, molto deciso. Prova, cosa fai? Torni indietro alla lezione precedente, quella degli esercizi di emissione, e prova a fare la stessa identica cosa, cioè quando hai inspirato e sei pronto per generare il suono, dai una contrazione, ah, e parti da lì.
attenzione, non canteremo le canzoni in questo modo. Non è che per ogni volta che inspiriamo, prima di attaccare la frase di una canzone, facciamo questo giochetto. Assolutamente no. È solamente un esercizio per rendersi conto di quello che il corpo fa nel momento in cui il suono parte, cioè il suono viene generato. Ti ringrazio per l'attenzione, per questa lezione un pochino bizzarra, e ci vediamo alla prossima. Ciao!